Un volto 5 città. Parte da qui il percorso formativo rivolto a docenti, ragazzi e genitori, nato per indagare le connessioni tra la scuola e le diverse identità del territorio. Identità di uno stesso volto, appunto, metafora della città del futuro, intelligente, apprenditiva, ecosostenibile, premurosa e giocabile, così come richiesto dagli obiettivi dell'Agenda 2030 dell'ONU. Una cosa l'abbiamo capita dopo la pandemia, quanto la scuola sia importante, come sia importante il suo messaggio, e quindi che noi vogliamo mandare proprio con questo corso di formazione che si chiama Connessioni. È un documento culturale, potremmo dire anche un documento politico se vogliamo, perché parliamo di cinque città, la Smart City, la città sostenibile, la Learning City, quindi la città che impara, che apprende. La Caring City, cioè la città che si prende cura e quindi che ha a cuore, no, la comunità e i rapporti e le relazioni tra la comunità, e la Playful City, cioè la città del gioco, perché anche il gioco deve assolutamente essere recuperato, e per questo abbiamo una collaborazione anche con i Comics che si occupa proprio del gioco. I corsi, suddivisi in cinque sezioni, ciascuna delle quali composta da conferenze e laboratori, prenderanno il via il prossimo mercoledì e andranno avanti fino ad aprile in modalità mista, online e in presenza. Facciamo questo corso di aggiornamento anche con attività laboratoriali molto pratiche, molto concrete, e ci darà una mano in tutto questo, naturalmente il DIRE, l'Università di Firenze, e tutto è fatto in collaborazione con le tre scuole Polo che pagheranno in qualche modo la formazione, perché è un momento in cui stanno arrivando anche tanti soldi, lo vogliamo dire, proprio sulla formazione. Gli eventi di connessioni 2021-2022 sono riconosciuti dall'Ufficio Scolastico Territoriale di Lucca e Massa Carrara e varranno come crediti formativi.